14:10. Bene ragazzi, come promesso, abbiamo anticipato qualche secondo fa che avremmo parlato di arte, in modo particolare come gli artisti dell'epoca avrebbero utilizzato il video se fossero vissuti nella nostra età per comunicare le proprie opere d'arte. E noi lo facciamo con un ospite d'eccezione che ci è venuta a trovare. Lei è Fabiola Giancotti, ben trovata, grazie per essere qui con noi nel nostro studio. Lei si definisce lettore d'arte, ma ci arriviamo, perché prima vorrei insomma dire ai nostri amici a casa cosa fa nella vita. Lei svolge la sua attività a Milano nel settore editoriale, giusto? La cura e l'edizione di libri, di mostre, la conclusione di alcune ricerche hanno procurato materiale anche per alcuni video nella forma del film d'arte, attenzione ragazzi, che già da lunedì noi trasmettiamo, insomma abbiamo avuto modo di vedere proprio qui nel nostro spazio di Detto Tra Noi. Dottoressa, allora, lei ama definirsi lettore d'arte, ma cosa significa? Il lettore d'arte è qualcosa che va oltre quello che è il commento o la critica d'arte. Nulla da togliere chiaramente ai commentatori e ai critici che fanno, e anche agli storici che fanno il loro lavoro, però ecco, lettore d'arte è trovare e intendere ciò che l'artista vuole comunicare, vuole dire, vuole... come posso dire, vuole lasciare come eredità rispetto alla sua arte. Questa è la cosa che a me preme, perché ritengo che ciascun artista, nelle varie forme, non ha importanza che sia un pittore, uno scultore, uno scrittore, un commediografo, un regista, però ecco, fa un lavoro, e questo lavoro deve essere apprezzato, deve essere inteso come decodificato. Sforzo, no, più che decodificato, ascoltato. Ascoltato, ecco. Perché ciascuno ascolta, diciamo, secondo la sua esperienza, ciascuno ascolta secondo la sua formazione, ciascuno ascolta rispetto a sua volta il messaggio che lui ha. Perfetto. Per cui, diciamo, quando ci troviamo davanti ad un'opera d'arte, ciascuno di noi coglie qualcosa che nessun altro può cogliere. Bellissima questa cosa, assolutamente soggettiva l'arte per tutti in questo senso. Sì, infatti. In questi giorni passati abbiamo mandato in onda nella nostra trasmissione, abbiamo detto, alcuni interessanti filmati di sua produzione, le elenchiamo: Colore e luce della collina, Palermiti del 2005, poi Piet Mondrian, La realtà dell'astrazione del 2006. Oggi desideriamo chiudere questa trilogia, diciamo, in questo senso, con un lavoro che lei ha realizzato su Malevich, giusto? Sì. Ecco, Colore e luce della collina, chiaramente un piccolissimo omaggio al mio piccolissimo paese, che si trova in Calabria. E intanto saluto anche le persone che stanno in qualche modo vedendo questa trasmissione. E poi invece Mondrian e Malevich fanno parte di quella famosa trilogia che secondo me potrebbe concludersi con Kandinsky, i cui tre artisti sono quelli considerati più importanti per quanto riguarda la questione dell'astrazione. C'è un piccolo particolare. Rispetto a Malevich, che è, diciamo, il primo documentario che io ho fatto, la parola astratto non compare mai. Compare la parola suprematismo, che è una parola mutuata un po' dal latino, che è rispetto a qualcosa che è, come dire, il supremo nell'arte, la cosa più eccellente, la cosa più importante. E Malevich la ritrova nel suo Quadrato nero che vedremo oggi. Però il Quadrato nero viene da una composizione che può essere quello, un qualcosa che ha a che fare con la croce e con il punto. Possiamo dire che c'è qualcosa di irrepresentabile che in qualche modo Malevich sottolinea con il suo Quadrato nero. Mentre invece Piet Mondrian, che abbiamo visto ieri, la parola astrazione c'è, però lui fa un altro percorso. Incomincia sempre dalla croce, incomincia dalle ortogonali, no? Mentre in Malevich c'è la diagonale, in Mondrian c'è l'ortogonale. Però lui va da quello che è la croce, quindi l'ortogonale, al ritmo. E lo vedremo, lo abbiamo visto ieri, lo vedremo poi anche rispetto a Malevich adesso. E allora, prima di scoprire chi fosse quest'artista, appunto Malevich, in quale epoca visse, lanciamo insieme questo contributo filmico, lo vediamo insieme e poi lo commentiamo al nostro ritorno. Al titolo, La rivoluzione di Malevich del 2004, vediamo insieme. Poiché ho già detto che non si può provare, definire, studiare o conoscere nulla, tutte le mie definizioni restano non provate. L'uomo dà il nome di oggetto
ha una qualsiasi apparenza. Cosicché l'oggetto non esiste né nel campo del provabile né in quello di ciò che probabile non è. Безнадежное сердце, я плачу, я страждаю, душа утомилась в разлуке, я страждаю, я плачу. L'iconografia è la forma più alta della cultura artistica contadina. Capì i contadini attraverso l'icona, intesi il loro sembiante, intesi il colore e l'opera del pittore, intesi Botticelli e Cimabue. Cimabue mi era più vicino. E tutto quanto pensavo sul naturalismo fu demolito dai pittori d'icone, i quali, raggiunta una grande maestria tecnica, riproducevano il contenuto in una verità anatomica, fuori dalla prospettiva spaziale lineare. Io restai nell'arte contadina. L'iconografia la imitai per un po' e proseguii con l'impressionismo. La realtà divenne per me non il fenomeno che è necessario riprodurre con esattezza, ma il fenomeno puramente pittorico. E scoprii che fra i compiti dell'impressionismo non è mai entrata l'immagine oggettiva. E mi chiesi, quale forma, liberata dai contorni dell'oggetto, può contenere la pittura? E esiste? Giunsi alla conclusione che se avessi proseguito nella pittura non l'avrei resa un mezzo, ma una cosa a sé. Alcuni pittori erano arrivati fin qui. Tuttavia non potevano figurarsi l'esistenza della pittura non oggettiva. Vivevano della percezione del non oggettivo, ma facevano cose oggettive. Quando mi trovai, anch'io capii che non si trattava né di studiare l'anatomia e la prospettiva, né di riprodurre la natura. Navi, navi, ah! UV
уважаемые товарищи патрульные, кроя эрудицией вопросов... Caro Mikhail Vasilievich, a Mosca, in questo momento, viene sollevata l'impellente questione di creare un movimento. L'intero gruppo della nostra cerchia di espositori ha espresso la propria protesta per il mio abbandono del futurismo. Ma io voglio chiamare le mie opere suprematismo. Il suprematismo è un'arte di colori puramente pittorica. Il suprematismo è l'inizio di una nuova cultura. A Mosca, la superficie piana che ha costruito il quadrato è stata il principio non del suprematismo. Sinora devo indicare c'è stato il realismo degli oggetti, nel suprematismo, non quello di unità cromatiche pittoriche, venivano rappresentati, si costruiscono in modo da non dipendere né dalla forma né dal colore né dalla reciproca posizione. Più ogni superficie pittorica è più viva di un viso in cui spiccano due occhi e un sorriso. Un viso dipinto in un quadro è una pietosa parodia della vita. La superficie piana è vivente, più è nata. Sono giunto alla superficie, è divenuto chiaro, e posso arrivare alla dimensione del corpo vivente, create ossature entusiasmare per la composizione del quadro, ma la composizione è una sentenza contro la figura. Il suprematismo è il semaforo del colore, il suo abisso infinito. Io tuttavia ho scoperto nell'arte un'essenza diversa. Forse ogni sforzo dell'uomo in cui sussiste un'oscura rappresentazione dell'immortalità tende a cancellare il concetto di morte, onde tornare alla realtà del cosmo. La realtà del cosmo si può paragonare alla sabbia, i cui granelli non sono né infinitamente piccoli né infinitamente grandi. La realtà della sabbia è estranea ai concetti di inizio e di fine e può polverizzarsi o concentrarsi senza perdere la sua integrità. La stessa polverizzazione non è distruzione. Sia che la sabbia venga dispersa dal vento, sia che la si concentri in un mattone, la sua integrità è impregiudicata, non aumenta e non diminuisce. La stessa distruzione della terra non significherebbe la distruzione del granello di sabbia. Svanirà invece il mondo come rappresentazione, come intelletto, come volontà, svanirà come nebbia. Dottoressa, questo Malievich è un personaggio interessante, molto complesso. Filosofo molto complesso, ci diceva che lei ha letto quasi 5.000 pagine per poi tutto arrivare... quello che è stato pubblicato in Italia e in Francia, rispetto in più con la collaborazione di alcuni studiosi e anche quello, quanto c'è di inedito ancora in Russia. Cioè, ma perché ha scelto di lavorare su questo artista? Insomma, chi era questo artista? Qual era il suo contesto in cui visse? Il contesto è un contesto molto importante della storia dell'Europa dell'inizio del secolo scorso, che è la rivoluzione del 1917. Certo. Chiaramente, se questa rivoluzione non ci fosse stata, diciamolo così, la Russia sarebbe stata al passo con l'Europa. Certo. C'è stata questa rivoluzione e gli artisti di questa, che si trovavano a lavorare
nell'ambito della Russia, che era una nazione molto ricca, che si era formata con soprattutto in Italia, no? Perché già dallo zar Pietro il Grande gli artisti venivano a formarsi in Italia, sì. A Roma in particolare, soprattutto anche a Milano, e molti italiani, napoletani, romani, milanesi, veneziani andavano a Mosca e a San Pietroburgo per lavorare sull'architettura, sulla pittura e sulla musica, e quindi dare il contributo, certo, alla Russia. Purtroppo è accaduta questa cosa nel 1917, quando in Russia stava arrivando anche il futurismo, tant'è che sia Marinetti sia Boccioni fecero alcuni viaggi in Russia. Lo stesso Malevich incontrò Marinetti e si era sviluppato molto quello che era l'aspetto futuristico in Russia, ma poi accadde la rivoluzione. Malevich fu in un primo tempo bloccato dalla rivoluzione, per cui non poté continuare a lavorare rispetto alla questione del quadrato nero che aveva, certo, già comunque portato avanti, e fu costretto, come dire, a ritornare a quello che era il cosiddetto figurativo, quindi con il realismo russo. Certo. Chiaramente non era quello che Malevich voleva, però purtroppo dal 17 fino alla caduta del muro di Berlino, come ciascuno di noi sa, la Russia non ha potuto fare altro che accontentarsi di fare cose realistiche, certo, apparentemente realistiche, perché poi anche con Malevich i lavori che lui fece fino alla sua morte li fermava con il quadrato nero. Questa è una cosa, un piccolo... Dottoressa, qual è oggi il messaggio, la provocazione di Malevich? Malevich è un ricercatore, oltre che essere un artista e un intellettuale. Non basta essere artisti, quindi saper dipingere per essere intellettuali. Certo. Questo è il messaggio sia di Malevich, sia di Mondrian, sia di Kandinsky, sia di moltissimi altri, e non soltanto in Europa, non soltanto in Italia, ma in ciascuna parte del pianeta. Ritengo che oltre all'opera ciascuno di noi debba leggere gli scritti. Non a caso questi, sia Malevich, sia Mondrian, sia Kandinsky, su cui sto lavorando, hanno prodotto molti scritti. Certo. Sono scritti difficilissimi, sono scritti che per leggerli chiaramente non si possono leggere senza una preparazione, comunque, più che una preparazione, contestualizzazione. Senza una disposizione all'ascolto. Chiaro. Ecco. Certo. Perché non sono scontati, perché non sono, come posso dire, non sono... diretti, intuitivi, diciamo. Ecco, bravissimo. Certo. Per cui occorre non studiarli, ma trovare il modo di intenderli. E accoglierli in qualche senso. Benissimo. Dottoressa, prima di lasciarci, tanto queste sono tutte indicazioni utilissime per i ragazzi all'ascolto, magari appassionati di storia dell'arte contemporanea. Prima di lasciarci, dottoressa, vediamo insieme un altro piccolo contributo. E poi sì, salutiamo e lo commentiamo insieme. Vediamo insieme. Grazie. Thank you.
E questi erano i titoli di coda del film La rivoluzione di Malevich del 2004. Abbiamo visto un film di Fabiola Giancotti, che oggi è stata qui con noi, la ringraziamo per questo. Ma prima di salutarci, abbiamo ancora un minuto, cosa si sente di dire ai giovani che si stanno guardando da casa rispetto a questa esperienza che lei porta? Dunque, ciascuna opera d'arte è un contributo alla propria vita. Certo. Quindi ciascuno che si trova a vedere un'opera, che sia nei musei, che sia presso l'artista, che sia presso per strada o dovunque si trovi, ecco, prenda quest'opera come contributo alla propria vita e non come diciamo una cosa soltanto di sapere. Fredda, ecco, non è nozionistica. Non è nozionistica, di più. È qualcosa rispetto a cui chi l'ha fatta, diciamo, ha investito la sua vita e in qualche modo, diciamo, ha fatto una scommessa, la scommessa che altri potessero leggere la sua opera e che il messaggio potesse arrivare. C'è sempre qualcosa di più dietro il quadro, oltre la cornice, diciamo. Non solo, ma io ritengo che ciascuno di noi, se nel caso qualsiasi cosa faccia, anche scrivendo una lettera, anche facendo una trasmissione, certo, come fate voi, voglio dare un messaggio che non sia che vada da qualche parte. Certo. Noi non sappiamo chi è l'interlocutore è sempre ignoto, però diciamo quello che noi diamo rispetto all'accoglienza che si può avere è sconosciuto e nello stesso tempo infinito. E noi la ringraziamo su questo bel insegnamento che raccogliamo tutti, in primo luogo noi di Detto Tra Noi, la ringraziamo per essere stata con noi. Grazie, Fabiola Giancotti, ci torni a trovare. Grazie, quando vuole. Grazie. Solo qualche secondo perché Detto Tra Noi, Dammi il 5 continua dopo la pubblicità.